cadono piano parole nuove, coloran viole senza clamore. Del mondo il canto è la prima delle 10 canzoni contenute nel nuovo album Bella Vista del cantautore Domenico Imperato, che esce 3 anni dopo l'esordio musicale di Postura Libera. Il mondo è il canto, il vento fa. Un lavoro più completo e maturo, che espande l'universo sonoro del primo album per ricostruire una nuova frontiera della canzone d'autore. L'animo osserva un punto sublime, dove vibrare, dove sparire. In questo disco il filo conduttore sono dei personaggi, secondo me, perché io ho parlato di un disco di storie e canzoni. Ci sono infatti in vari brani compare il nome proprio di persona, quindi c'è Nino, c'è Stefano, c'è Storia di Adele, poi c'è il Nano, quindi ci sono tanti personaggi, un disco corale. E forse rispetto, appunto, è un po', pure in questo senso, è un po' l'opposto del primo disco. Il primo disco c'era un uomo, a parte c'era questa storia collegata in un disco nel disco dell'uomo e del viaggio in mare aperto. Questo invece è più il disco della terra, coi piedi a terra, di casa, no? Il primo disco era stato già in Brasile, questo è stato registrato in Abruzzo con tutti i musicisti abruzzesi. E quindi questo è il filo conduttore, cerco di andare a scavare attraverso, con una lente ingrandimento, nel dettaglio, più che l'uomo universale, generale, scendere proprio nel dettaglio delle vite quotidiane. I miei protagonisti sono i vinti, gli ultimi, gli emarginati, però che cerca sempre di avere una forma di resistenza, di ripartenza, di slancio, di speranza. Il mondo è il canto, il vento fa. Abbiamo fatto le prime 2 date in Abruzzo, la prima all'Aquila e un'altra data di presentazione qui a Pescara, e giovedì prossimo, il 1° marzo, saremo a Roma in un locale Nacosetta al Pigneto, e poi il 3 marzo saremo a San Salvo, un altro locale importante, il Beat. Il 9 marzo torniamo in zona a Chieti Scalo al Primo, e poi ci sono una serie di date sia in Abruzzo, ma stiamo lavorando su varie cose fuori dall'Abruzzo.